sono affermazioni molto gravi. Ognuno chiaramente la può pensare come vuole, ma un paese che non investe, un governo che non investe nella sicurezza del paese, dal dissesto idrogeologico agli edifici, alle montagne, ai fiumi, ai laghi, al mare, alle scuole, che non dà risorse ai comuni e quindi non dà risorse ai cittadini, poi pensa davanti a Impregilo di dire di fare queste grandi opere pubbliche. Oggi ho visto anche una dichiarazione che condivido del sindaco di Messina. Oggi c'è un altro sud, è un sud che dice sì alle opere pubbliche utili, quindi sì al cemento quando serve per mettere in sicurezza e per realizzare opere che servono ai cittadini, sì a fare strade che possono collegare città del sud che ancora non sono collegate. Pensate che ci sono grandi città del sud che sono collegate con treni a un binario, non elettrificati con gasolio, e abbiamo invece chi propone queste grandi opere pubbliche che ricevono sicuramente il plauso dei grandi sistemi corruttivi e delle mafie che sono felicissime. Quindi io vorrei che un Presidente del Consiglio un giorno si cominciasse a occupare dei piccoli e grandi problemi del Mezzogiorno d'Italia. Finora sul Mezzogiorno abbiamo sentito solo chiacchiere, 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 e l'unica risposta che è ponte sullo stretto che dà 100.000 posti di lavoro. Ma insomma, noi meridionali siamo persone serie, siamo persone che si stanno riscattando con le mani pulite, senza un euro, con tanto orgoglio, e vogliamo rispetto e attenzione da chi ha l'onore e l'onere di guidare il Paese.